Siamo al Mercato dei Fiori, al margine del convegno organizzato dall'Associazione Il Confronto. Siamo con Alberto Cirio, europarlamentare di Forza Italia. Europarlamentare, oggi qui si parla di PSR, siamo anche nella sede giusta. Il ruolo dell'Europa sull'agricoltura? Il ruolo dell'Europa sull'agricoltura è fondamentale. Io mi occupo di agricoltura a Bruxelles, sono in Commissione Agricoltura. Ho questo piacere e onore perché io sono un produttore di nocciole, per cui conosco bene, arrivo dalle Langhe, arrivo da Alba, la mia terra, conosco l'agricoltura e so le potenzialità di un'agricoltura di eccellenza e di qualità come quella ligure. Ebbene, l'agricoltura vive anche di sostegno, soprattutto vive del sostegno europeo, perché la più grande voce di finanziamento delle attività produttive che abbiamo in Europa è quella destinata all'agricoltura. Questi soldi però bisogna essere bravi a prenderli, bisogna essere bravi a spenderli in tempo, a spenderli bene così come le vuole l'Europa, affrontare spesso un po' troppa burocrazia che vorremmo tutti un po' vedere cancellata, ma la cosa importante è non sprecare le opportunità, ed è per questo che in anteprima assoluta il PSR, cioè il Piano di Sviluppo Rurale della Liguria, oltre 300 milioni di euro che entreranno nelle tasche degli imprenditori agricoli e di coloro che ci vivono intorno, e di tutta la filiera produttiva, perché cambiare un trattore fa il bene dell'agricoltore ma fa anche il bene di quello che gliel'ha venduto, e quindi questo sistema che si rimette in moto con oltre 300 milioni di euro io credo che sia un'opportunità che non dobbiamo sprecare. Il primo modo per non sprecarla è conoscerla, e allora noi in un incontro molto concreto, in un incontro pratico in cui io ho distribuito un vademecum che aiuta gli agricoltori della Liguria a conoscere queste grandi opportunità, con un focus naturalmente fatto sul mondo dei fiori, lo dico qua dal mercato dei fiori, che sono sicuramente un'eccellenza, ma come lo è l'olio, come lo è il vino, come lo è come sono le verdure, tutto ciò che è di straordinario in Liguria cresce e si crea. Pertanto oggi parliamo di questo, non dimenticando che il PSR è stato approvato 15 giorni fa, impulso decisivo del governatore Toti, che è stato mio collega parlamentare europeo e con cui abbiamo lavorato gomito a gomito insieme all'assessore Mai, e adesso la regione è già pronta, direi prontissima a buttare fuori i primi bandi che entro 20 giorni saranno già operativi e che sono i metodi attraverso i quali queste risorse verranno date realmente agli agricoltori.